Carico a disti, scoop eccezionale, ecco il nuovo pilota del team Galizzi, Andrea Cesari, che ha deciso di ripudiare il team TTM Arenas. Grande Andrea, ti abbiamo visto in pista andare bene, andare via con calma al primo turno, sul secondo turno prenderci un pochettino più di mano, prendere sempre più, avere sempre più certezza delle tue possibilità. Come va il ginocchio? Non benissimo, mi punzecchia sempre un po' quando vado in moto, però... Nel secondo turno, quella fermata a metà turno, quel rallentamento era dovuto al ginocchio? No, era così, per guardare un po' di linee. Un po' di linee. Grande Andrea, ti abbiamo visto bello preciso, ti abbiamo visto però non forzare sulla casina. No. Ti abbiamo visto fare un bel combattimentino con il vecchio Tony. Sì, con quell'essere francese sulla moto, sulla Yamaha ed in quad. Previsioni per domani? Tattica di gara di Andrea Cesari per domani. Dai. Partiamo per combattere, per fare il podio, o parti per con grande attenzione per il ginocchio? No, io sinceramente parto per fare il meglio possibile, no? Per vincere. Ti vediamo aggressivo, grande Andrea. E niente, partire in testa, vincere e vediamo. Proprio una gara d'attesa. Vediamo, spero. Grande Andrea, vediamo che è arrivato Dylan Zimmerman. E cosa ne pensi con Amerigo Ventura? Cosa ne pensi di questo Dylan Zimmerman che ha chiuso il salto della casina? Casina jump two times. What do you think about Dylan? That close his incredible jump at the second time you look at. He's crazy. And you are not crazy, no. Dylan. Yeah. Yeah. Signore, Dylan Zimmerman della nostra telecronaca. Ha vinto la gara con gli scooter. E ha vinto la... Amerigo, ti sei fatto battere sul... Chiuso al terzo posto. Oh, porca puttana, siamo messi male. Il capotamento di Filippo. E Filippo, il nostro reporter d'assalto, guarda come ce l'hanno massacrato. Perché Filippo sostiene di non essere un pilota perché non può, deve lavorare. Allora sugli scooter gli si è massacrato il buon Filippo. C'è una piccola corsina, il Filippo l'hanno massacrato. Ma... E anche dietro, che botta di dietro. Caro Andrea, questi sono pazzi veramente. Allora via, gas aperto e a cannone fuori così. 25 minuti qua? 20. Eh beh, più o meno, perché 20 minuti più 4 giri. Il problema giri. Il problema è il mio ginocchio. Appunto, 20 più 4 sono tanti. Più 2. Sì, un giro è quasi 2 minuti. E vediamo domani. Ti aspettiamo aggressivo dopo le cronometrate. Complimenti, Andrea. Grazie.